perché, quindi per paura di non rovinare l'attrezzatura ho detto lascio la moto in garage, anche perché devo fare un po' di strada. Quindi un altro auto vlog sul canale, destinazione un paesino vicino Voghera, andiamo a fare un servizio fotografico a una moto vlogger che già è comparsa all'interno del canale, quindi andatevi a vedere nella sezione video del mio canale il raduno che ho fatto appunto con lei. E il suo nome è HP Girl Biker. Scusate se magari grido un po', però non avendo più il microfono per l'auto da attaccare alla GoPro, allora perché l'ho messo dentro il casco. E ne ordinerò sicuramente un altro, così almeno anche quando faccio un auto vlog, un car vlog che è più corretto, un car vlog, riuscite a sentirmi meglio. Bene, adesso facciamo tutto il tragitto, la destinazione è un paesino come ho già detto vicino a Voghera. Ho portato la mia fidata Reflex, una Canon, e vi lascio magari il link qua sotto se volete comprarla. È una entry level, però credetemi che diciamo che io non faccio solo foto ma faccio anche video, quindi avere diciamo il top dell'attrezzatura sia per foto che per video è un po' costoso diciamo la cosa. Quindi ho cominciato con questa entry level della Canon, però fino adesso mi ha dato tante soddisfazioni. Non è vabbè paragonabile a una 6D o comunque una full frame, però comunque dà le sue soddisfazioni lo stesso. Dietro ho portato tre tipi di obiettivi: il 18-55 della Canon, il 55-250 se nel caso dovessi fare delle foto magari in movimento in curva, che appunto ad HP, e poi un 50 mm sempre Canon. Sono contento che finalmente è ritornato un car vlog sul canale, un po' di sobbalzi, non guardate a quanto sto andando, comunque molto piano, rispettando i limiti. Ci sentiamo e poi direttamente al punto d'incontro. Fari per salutarci, boh, ci siamo fermati, ci siamo messi un attimo a parlare, tanta roba. Un saluto a Lillo, magari vi metto poi la foto qua sovraimpressione da qualche parte. La passione, ragazzi, questa è la passione per le auto, per i motori, tanta roba. Anche lui ho scoperto che fa parte del Fiesta Tuning Club Italia. Vi lascio poi qua anche il link sotto del gruppo Facebook. Torniamo a noi e siamo quasi arrivati, ragazzi. Ci mancano 11 km, 14 minuti di strada. Vabbè, io non stavo registrando, ragazzi, ma mi è passato anche un attimo una Porsche arancione. Poi bello fluo, bello carico. Ragazzi, siamo arrivati a Cervesina, quindi tra poco siamo alla pista. Sti tosti. Noi che abbiamo Riviera, no? Macchine particolari. I dossi sono come uno schiaffo. Vai qua, devo andare. Meno forte. Se lei mi voleva andare qua. Ma è pieno di appallamenti. No, io non posso. Era. Qua trovo una signora gentilissima che mi ha spiegato che di qua si può passare dall'argine. Gli ho detto però ho la macchina bassa e rompo tutto. Mi fa
si fa, no, tranquillo, vai più avanti di qua, dovrebbe esserci una strada a destra dopo le case con la segnalazione per andare al circuito, la strada dovrebbe essere buona. Quindi speruma che ci sia davvero, vediamo un po', andiamo all'avventura. Sì, eccolo qua. Avevo il navigatore, mi ha fatto andare di là, non so perché. Ah, siamo arrivati, ragazzi, siamo arrivati alla pista. Adesso ci rimane solo che aspettare HP. 6.5 hours later. Guarda lì, non lo vedi. È arrivata, è arrivata. Oh. Ciao! Ragazzi, ci siamo. Siamo qua. Adesso io mi vado a posizionare. Adesso abbiamo montato sulla Canon il 55-250. C'è una 595. Adesso sta arrivando un Porsche. Cambio di obiettivo, ragazzi, e giro la moto. Adesso montiamo un 50 mm e facciamo qualche foto un po' più a mio stile, diciamo. Bene ragazzi, lo shot fotografico è finito. Poi alla fine del video vi lascio comunque alcune fotuzze, così potete iniziare a dare un'occhiata. E sulla mia pagina Facebook troverete tutte le foto. Sarà un album specifico per questa giornata. Vi saluto in fretta perché ho quasi la batteria scarica dalla GoPro e mi sono dimenticato le batterie a casa. Vi lascio qua sotto anche il link in descrizione del canale di HP Girl Biker, così vi andate a vedere i suoi video. E niente, un saluto dalla Bianca Gnocca, da LP Project. Ciao ragazzi.